Grazie, buongiorno. Grazie alla stampa presente, a quella collegata in differita. Quello che firmiamo oggi è un accordo quadro per gli anni 21-23 molto importante e significativo che la Regione Marche firma insieme all'Agenzia per la promozione per l'estero e l'internazionalizzazione, che è rappresentata dal massimo livello, dal direttore generale Longo, che ci fa il piacere di essere con noi collegato da Roma, con cui abbiamo già avuto uno scambio di vedute e di confronto nel mese scorso. La Regione Marche ha deciso, come scelta strategica, di rianalizzare i mercati su cui essere presenti, di fare una reale strategia condivisa, mi permetto di dirlo, perché questo è il nostro ruolo. Ed è forse anche la parte più bella, anche se la più faticosa, condivisa con i mondi economici, con le rappresentanze, con coloro che, finito il Covid, hanno la voglia e l'orgoglio di ripartire, di tornare ad essere protagonisti sui mercati. In questo senso, però, riteniamo che il lavoro che vada fatto, e lo dico sinceramente, non debba essere episodico ma sistemico. E essere sistemici oggi significa farlo all'interno di una cornice istituzionale il più condivisa possibile, sfruttando tutte le opportunità che il sistema di internazionalizzazione italiano mette a frutto. Iniziando proprio dall'ICE, quindi questo è il nostro primo accordo che sottoscriviamo e con ICE credo poi lo spiegherà meglio di me il direttore. Noi vorremmo far nascere una serie di opportunità per le nostre imprese, andando a sfruttare al massimo le sinergie, le strategie che ICE mette in campo per gli imprenditori in generale e ancora più in particolare per i marchigiani, conoscendo bene quelle che sono le esigenze delle nostre imprese e calibrando proprio su di noi una strategia precisa. Non possiamo andare in giro per il mondo senza aver prima deciso chi vogliamo essere e chi dobbiamo rappresentare in queste fiere, in queste rappresentanze, in queste così. Perforazione di mercato mi viene in mente, che è una traduzione sbagliata, però gli americani la chiamano così e noi non possiamo non farlo. Noi dobbiamo essere performanti e saper bucare certi mercati entrandoci con tutta la forza di un'attività sistemica che lo fa lo Stato, che fanno le regioni a supporto della piccola media impresa che ci rappresenta come territorio. In questo momento credo di interpretare il sentimento delle nostre imprese tanto colpite da un export che ha fatto meno 23, dai danni del Covid, dalle restrizioni per salute pubblica, dalla impossibilità di volare, quello che ci chiede il mondo economico, le imprese, è di essere al loro fianco, di dargli il sostegno e di dargli la giusta dose di coraggio per ripartire. Quindi, con questo spirito, ci apprestiamo a firmare l'accordo. Prima di farlo, e attendendo il Presidente che sta scendendo a una riunione urgente con i prefetti, vorrei dare la parola prima al Presidente Mazzarella che ci ha aiutato, ci sta aiutando a fare una strategia sull'internazionalizzazione e poi che è stato già Presidente dell'ICE peraltro, e poi a Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio Unica delle Marche. Grazie Vicepresidente, Assessore Mirko, e grazie anche al Direttore Generale dell'ICE che è qui con noi questa mattina per questa conferenza stampa che io ritengo che sia importante in primis perché la Regione Marche si è posta una sfida, ma la cosa bella è che a volte le sfide si fanno in maniera solitaria, invece la Regione Marche si è posta una sfida cercando di coinvolgere tutti gli attori che possono essere capaci, utili e disponibili a un'internazionalizzazione e una crescita dell'export marchigiano che purtroppo in questi ultimi anni ha segnato un export negativo. Quindi bene essere una squadra, la Regione, la Camera di Commercio, e mi sono sentito quando mi sono sentito di consigliare e di
di mettere tra le strategie da fare insieme a questa squadra questo accordo quadro con l'ICE, che non è solo un accordo così scritto sulla carta come tanti accordi, ma è un accordo che dentro ha tante aspettative e tante progettualità, che senza delle quali sarebbe molto più difficile per un sistema regionale come un sistema nazionale poter fare internazionalizzazione. Perché dico questo? Sarò veloce, voglio essere veloce, perché ICE è un'agenzia che in questi anni, dal momento in cui è stata ricostituita, diciamo così, nel 2011 ad oggi, ha lavorato in concomitanza con una crescita dell'export che fino al 2019 era arrivata dai 360 miliardi di euro di export nel 2014 al 2019, e poi il direttore Roberto De Congo mi correggerà se dico delle stupidaggini, quasi a 500 miliardi di export. Questo significa che sia la Regione Marche, ma anche i governi italiani che si sono susseguiti hanno puntato fortemente sulla promozione all'estero e sull'investire all'estero, anche con soldi, non solo con organizzazioni, con gli 80 uffici nel mondo, piuttosto che con l'appoggio delle ambasciate attraverso il Ministero degli Esteri, che è il ministero che controlla l'ICE. Quindi questo accordo noi lo vediamo come veramente una collaborazione importante che sarà condivisa da parte marchigiana, auspico tra la Regione Marche, la Camera di Commercio e le associazioni. E da parte nazionale, appunto, una forte e stretta collaborazione. Vogliamo diventare amici, non vogliamo essere pressanti, ma vogliamo diventare veramente una regione che può collaborare in stretta sinergia con tutti quei sistemi che sono racchiusi dentro l'ICE e più, diciamo in generale, dentro un ministero che si può avvalere di una rete capillare di presenza italiana in giro per il mondo. Quindi grazie ancora, è arrivato anche il Presidente che saluto, e ridò la parola. Sì, vorrei che ci portasse un saluto in rappresentanza delle imprese, anche il Presidente Gino Sabatini, che devo dire in queste settimane mi è stato molto vicino. Abbiamo condiviso ancora ieri un lavoro importante di condivisione di strategia anche con la Camera di Commercio e con le aziende speciali che rappresentano i nostri tessuti produttivi che esportano di più. Stiamo cercando e auspichiamo di fare un accordo in pochi giorni anche per condividere le fiere e andare sulle fiere, sui mercati in modo sinergico, in modo quello che fa la Regione, quello che fa la Camera di Commercio, quello che farà l'ICE, deve andare tutto nella stessa direzione, deve essere un'unità di intenti, dobbiamo muoverci come un sol corpo. La nostra regione è troppo piccola per disperdere energie, e quello che è bello è che stiamo lavorando con una grande sintonia e stiamo veramente cercando di raggiungere un'unitarietà e uno sforzo che serve anche come segnale positivo alle imprese. Gino Sabatini. Buongiorno a tutti, ringrazio per l'invito, ringrazio il Presidente l'Onorevole Acquaroli, il Vicepresidente Carloni, l'amico Peppe Mazzarella e un saluto al Direttore Generale Luongo, che ci siamo conosciuti in tempi pre-Covid quando firmammo la convenzione, grazie anche all'intervento di Peppe Mazzarella come Camera di Commercio delle Marche. Grazie a questo la Camera di Commercio ha attivato al proprio interno delle rappresentanze per degli uffici su un progetto, il Fly Desk, e dal 9 di giugno abbiamo ripreso di nuovo nelle Camere di Commercio di Ascoli, Fermo e Pesaro la presenza, e ringrazio Roberto Luongo, dei rappresentanti dell'ICE per
dare in questo momento di pausa, diciamo, durante il Covid, e in questo momento che stiamo riprendendo dopo le vaccinazioni che stanno veramente aiutando le nostre imprese in questo momento. Un ringraziamento lo faccio al Presidente Acquaroli e alla sua Giunta per la determinazione sulle vaccinazioni. Come Camera di Commercio e come ICE abbiamo pensato che oggi serva anche per le piccole e microimprese avere la possibilità di poter conoscere, sapere, interpretare le esigenze insieme all'ICE per le nostre imprese sull'internazionalizzazione. Ci sono dei dati importanti che ci danno come export la variazione tendenziale del valore delle esportazioni nel primo trimestre 2021. Vediamo una leggera percentuale di ripresa intorno al 3%, ma abbiamo ancora dei settori importanti che hanno delle enormi difficoltà e li dovremo sostenere. Perciò complimenti all'attività che è stata portata di, diciamo, facilitazione per l'accordo Regione Marche e ICE, perché oggi definitivamente avremo un accordo completo con l'ICE, Regione Marche, ICE, Camera di Commercio, e insieme lavoriamo per il bene delle nostre imprese, per aumentare il volume delle esportazioni, aumentare questo più 3% e far riprendere con delle linee e degli investimenti importanti su alcune filiere come quelle della moda o della meccanica o del mobile o dell'agroalimentare, filiere importanti che devono essere sostenute. Qui l'ICE, con tutta la loro rete a livello mondiale, esperienza, leadership, possono darci a noi veramente un terreno fertile per aiutare il nostro mondo imprenditoriale. Perciò grazie veramente per averci invitato a questa conferenza stampa. Un saluto al dottor Roberto Longo, e veramente le Marche saranno a disposizione per far sì che avremo una grande economia post-Covid e le nostre imprese saranno attori principali insieme a tutti noi. Grazie Presidente Sabatini, vorrei ora che ci desse, oltre a un saluto ma un suo intervento autorevole, il dottor Roberto Longo, direttore generale dell'ICE. Grazie Vicepresidente Carloni, Presidente Acquaroli, Presidente Sabatini e l'amico Giuseppe Mazzarella, con il quale ho condiviso 8 anni lunghi, difficili e complicati qui all'ICE, ma che anche di grandi successi e di collaborazione intensa e che ha portato dei frutti, tra cui questo accordo di oggi, che veramente voglio evidenziare come essere un accordo di grande rilievo. E lo dico guardando non solo le istituzioni, che plaudo per questo intervento che ha saputo immediatamente mettere in campo alla vigilia della ripresa, diciamo, della piena delle attività economiche e commerciali sul versante internazionale. Lo dico anche ai rappresentanti delle imprese, quindi al Presidente della Camera di Commercio e alla stampa, perché come tutti sapete l'export contribuisce ad oltre il 30% del prodotto interno lordo del nostro paese, e ha ragione Giuseppe a evidenziare che quando c'è stato nel 2019 l'export italiano era vicino a raggiungere questa cifra record di 500 miliardi, avevamo superato 480 miliardi e ci apprestavamo nel 2020 nei primi mesi del 2020 a superare questa cifra fatidica dei 500 miliardi. Purtroppo la situazione che è davanti a tutti i nostri occhi ci ha portato indietro, ha colpito duramente la Regione Marche, perché come aveva accennato il Vicepresidente Carloni c'è stato questo calo di circa il 23% dell'export nazionale. Io voglio sempre evidenziare un aspetto che non è da poco, perché una regione media come le Marche influisce, diciamo, sul totale nazionale, contribuisce al totale nazionale per circa il 2,5%, con esportazioni ante Covid, diciamo, del
di circa 12 miliardi, nel 2020 sono stati 10 miliardi e qualcosa, quasi 11, però ecco, nel momento di massima ascesa erano circa 12 miliardi ed è il 2,5% dell'export nazionale. Ma soprattutto influisce e contribuisce con alcuni settori che sono determinanti e alcuni distretti industriali di primaria importanza, l'agroalimentare, la parte relativa alle calzature, quella relativa ai mobili, tutto il sistema casa, il sistema della meccanica, della meccanica che incide fortemente, i farmaceutici. Quindi abbiamo un settore che è una regione che ha una variegata possibilità e opportunità di collaborazione e di opportunità di presenza sui mercati internazionali. E voglio essere proprio molto chiaro, perché questo accordo, lo dico soprattutto alla stampa che lo possa riverberare sulle imprese, è un accordo molto concreto, non è uno di quei soliti accordi che si scrivono, direi, sulla sabbia, anche bellissima della vostra regione, ma è invece un accordo molto molto concreto. E voglio citare alcuni passaggi di questo accordo per dire che cosa possiamo fare e che poi in pratica che cosa può fare l'ICE. L'accordo si basa per la realizzazione di iniziative, per esempio di incoming, cioè far venire missioni nelle Marche per far conoscere la realtà imprenditoriale industriale, interventi a sviluppare la conoscenza delle competenze tecniche, manageriali e digitali, quell'opportunità di essere presenti maggiormente e sempre più sulle piattaforme di e-commerce e nella grande distribuzione organizzata. Noi dobbiamo far sì che le medie imprese siano sempre più presenti sui mercati internazionali e noi abbiamo, come ICE, abbiamo siglato accordi negli ultimi due anni con oltre 28 piattaforme di e-commerce, abbiamo 40 piattaforme, diciamo, di collaborazione con la grande distribuzione organizzata. Quindi noi andiamo dal cosiddetto online dei marketplace all'offline della grande distribuzione organizzata, che è molto importante perché deve essere frequentata soprattutto dalle medie aziende italiane. Abbiamo le missioni all'estero, quindi faremo dei B2B all'estero per poter far sì che le imprese marchigiane siano maggiormente presenti. Le partecipazioni alle fiere, di cui parlava prima il presidente Sabatini, che è fondamentale, la partecipazione con presenze. Abbiamo già avuto un'interlocuzione molto fattiva con le strutture della Regione Marche, proprio per verificare quali possono essere i settori di maggiore interesse e quali possano contenere una partecipazione marchigiana adeguata. L'utilizzo della piattaforma nostra, la piattaforma Smart 365, che è una piattaforma non solo di partecipazione alle fiere internazionali in formato digitale e virtuale, ma soprattutto la possibilità per i vostri distretti produttivi di costruire insieme alla nostra rete di 80 uffici all'estero delle collaborazioni per poter fare degli incontri con importatori, distributori di altri paesi e farlo ancora in questa fase di difficoltà che si protrarrà comunque fino alla fine dell'anno, quantomeno per le difficoltà che ci saranno, di potersi incontrare con le imprese straniere. Noi abbiamo peraltro, e questo è molto importante soprattutto per le piccole e medie imprese, una vasta attività di supporto alla formazione di export manager e digital export manager. Le nostre piccole e medie imprese hanno bisogno di tecnici specializzati che assistano le imprese sui mercati internazionali. Guardate, questo ci tengo molto a precisare, che l'attività di one man show o one woman show, cioè di essere un uomo o una donna al comando di un'azienda da solo, non va più bene, non è più adeguata ai tempi moderni. C'è bisogno di personale, di giovani che conoscano le lingue, che sappiano agire sui mercati internazionali, che abbiano la specializzazione. L'ICE è in grado di formare questi giovani. Tra parentesi, mi fa piacere che ci sia anche il presidente Acquaroli, noi abbiamo in vista anche un progetto di recupero delle professionalità che attualmente sono percepiscono il reddito di cittadinanza, ma che sono diplomati o laureati e potrebbero essere utilizzati nelle vostre imprese, quindi nelle vostre aziende, come export manager o digital export manager. Abbiamo avviato questo processo,
abbiamo in corso una interlocuzione per far sì che ci sia anche questa possibilità. Dico in assoluto, e questo mi rivolgo sempre alla stampa, ma anche ai rappresentanti delle imprese, quindi delle varie associazioni di categorie, perché noi naturalmente oggi abbiamo il rappresentante della Camera di Commercio, ma Giuseppe Mazzarella anche come Confartigianato, ma la Confindustria, la CNA, eccetera. Noi vogliamo dire che i servizi dell'ICE sono stati resi gratuiti per le imprese fino a 100 dipendenti. C'è la partecipazione gratuita, almeno per un modulo fieristico, per ogni fiera a cui si dovesse partecipare, quindi non si paga la registrazione, l'iscrizione, ma viene fatta carico all'ICE, quindi questo è un altro passaggio per consentire a tutti di essere maggiormente presenti sui mercati internazionali. Quindi servizi gratuiti, tutto il tema delle partecipazioni alle fiere, abbiamo i flying desk che sono stati citati precedentemente dal dottor Sabatini. Voglio anche dire una cosa, che noi siamo molto interessati soprattutto al tema che la Regione Marche ha sviluppato negli ultimi anni, cioè l'innovazione, l'alta tecnologia. Ci sono imprese che competono sui mercati internazionali e che noi dobbiamo far conoscere meglio sui mercati internazionali, sia per il tema dell'attrazione degli investimenti esteri, e quindi noi abbiamo queste competenze, abbiamo i nostri desk specializzati nell'attrazione degli investimenti esteri, dobbiamo lavorare affinché ci sia una collaborazione anche sul tema delle start-up. Abbiamo dei progetti, il Global Startup Project, abbiamo tutte le attività di presenza sui mercati internazionali alle principali manifestazioni, per esempio guardo a quella del settore life sciences che si svolgerà a San Francisco, quella di Londra dell'Unbound, oppure quelle di Milano per il SMAU Smart. Cioè tutte queste attività devono essere sfruttate, scusate se utilizzo questo termine che può anche essere ritenuto improprio, ma spessissimo le imprese non conoscono queste realtà operative che effettua l'ICE, e noi attraverso questo accordo e con quello che abbiamo siglato oltre un anno e mezzo fa con la Camera di Commercio vogliamo far sì che queste attività si sviluppino sempre più. Quindi il panorama è molto variegato, se ho detto si passa dai vini e dall'agroalimentare sino alle start-up e all'alta tecnologia. Veramente l'interlocuzione che abbiamo avuto col vicepresidente Carloni e con la sua struttura, che è ancora in corso per verificare ancora altre opportunità eccetera, è sicuramente stato molto interessante, anche molto affascinante da un punto di vista della conoscenza e del contributo che l'ICE può dare a queste imprese sui mercati internazionali. E chiaramente sono a disposizione successivamente, ringraziando ancora tutti per la partecipazione, a rispondere a eventuali domande o quesiti anche da parte sia del vicepresidente Carloni che del presidente Acquaroli. Grazie a tutti. Grazie direttore Luongo. Prima di passare la parola al presidente, volevo ringraziare i servizi che si sono occupati con me di questa cosa, Stefania Bussoletti, Bertini e i funzionari che ci hanno accompagnato in questo lavoro che è stato importante. Quindi grazie, volevo dire pubblicamente. Presidente. Grazie Mirko, un saluto a tutti gli ospiti illustri presenti in sala, dal presidente della Camera di Commercio al presidente di Confartigianato Marche, che ha avuto una grande storia in ICE, che sicuramente è un orgoglio anche per noi marchigiani poter vantare un elemento, un'esperienza del genere. Un saluto al direttore che è collegato, a tutte le persone presenti, i dirigenti presenti in sala. Io penso che questo sia un giorno importante. La nostra è una piccola regione, ma da una grande storia manifatturiera, una grande storia anche dal punto di vista artigianale, gente e aziende che hanno sempre lavorato, prodotto eccellenze, ma purtroppo un po' per la collocazione, un po' per le infrastrutture, un po' per le dimensioni, un po' per una serie di fattori che non sto qui a ricordare, siamo stati sempre penalizzati nella capacità di penetrare i mercati esteri. E oggi, in maniera particolare, col mondo che cambia dalla globalizzazione al digitale, diventa per noi indispensabile mettere insieme tutte le energie, tutte le esperienze passate e presenti per scrivere insieme il futuro. Che cosa significa? Significa che noi innanzitutto dobbiamo dire grazie a chi internazionalizzazione ha cercato di farla anche in passato,
con gli strumenti, con i mezzi, con le possibilità che aveva, perché aveva già intuito l'importanza di un settore che è nevralgico, fondamentale e strutturale per garantire il futuro delle nostre imprese, del lavoro nelle Marche e per continuare a trasmettere alle generazioni future le grandi capacità, perché se poi non c'è mercato viene a mancare il motivo della produzione, se viene a mancare il motivo della produzione viene a mancare il know-how che noi abbiamo acquisito in decenni di storia della nostra regione e delle nostre imprese. Quindi un grazie a chi ci ha provato fino ad oggi. Oggi noi vorremmo aiutare, anche per il tramite dell'ICE e con tutti gli altri soggetti, il rilancio di una sinergia che ci consenta di potenziare questa azione strategica. Allora, bene tutto quello che ho sentito citare anche dal direttore, che insomma sono le azioni strategiche su cui noi dobbiamo rivolgerci, ma io dico sempre che fondamentale per la riuscita di ogni operazione è la capacità di riuscire a condividere, a fare squadra, a fare sinergia nei territori, tra le associazioni, nella filiera istituzionale, economica e sociale, perché solo la capacità di condividere realmente l'unione di intenti ci può, nella situazione che vive oggi la nostra regione, garantire la riuscita di un'operazione come quella del potenziamento dell'internazionalizzazione. Questa capacità chiaramente passa molto per le capacità mie, del vicepresidente Carloni e di tutti quelli che siedono sui tavoli della nostra regione, e poi passa per la capacità che mette la regione, predisponendo le risorse, nel costruire strumenti che possono essere efficaci, validi e assolutamente anche fruibili dalle imprese. Oggi ricordiamoci che l'internazionalizzazione è preclusa a tante imprese anche a causa della mancanza di liquidità. La liquidità è un elemento essenziale che rende possibile o non possibile poter percorrere delle possibilità, e quando le dimensioni sono piccole, quando il Covid, quando il sisma, altri fattori hanno influito pesantemente, con tutti quelli che ho citato prima che sono variabili dalle dimensioni alle infrastrutture, è chiaro che le nostre imprese hanno sofferto. Allora noi dobbiamo essere bravi ad intervenire con una giusta comunicazione, con un'azione univoca nel cercare di prendere le nostre eccellenze e supportarle nella loro capacità di penetrazione economica nei mercati internazionali, affinché si possano consolidare e ristrutturare e continuare, diciamo, questa azione che rende i noi marchigiani orgogliosi di essere una delle eccellenze manifatturiere nazionali e europee. Io non vado oltre, vi ringrazio veramente tanto e insomma spero che avremo occasione anche di vederci in presenza per continuare a concertare le azioni a servizio dell'economia marchigiana. Bene, grazie. Quindi col direttore procediamo alla firma, e anche se a distanza del protocollo, direttore. La firma in mezzo. Perfetto. Grazie direttore. Io ho firmato e mi fa che piacere. Noi. No, ve lo mostro. Eccolo. A fronte di telecamera. Mi auguro che si veda. Gliela mostriamo anche noi, spero che si veda anche il nostro. Grazie. Grazie, buon lavoro a tutti. Buona giornata. Grazie.